Una birra, per favore. Cosa c'ha? Sì, va bene quella lì, grazie. Sono un po' in anticipo. Meglio. Così mi riordino le idee e quando arriva lei le dico tutto. Chissà che faccia fa. Secondo me non se l'aspetta. Eh sì. Perché io mi sono sempre tirato un po' indietro. Ha fatto tutto lei, fin dal primo giorno. C'era anche Mario. Stava ancora con lui. Me la ricordo benissimo. I suoi sguardi. Anche un po' troppo coraggiosi, sfacciati. Io mi tiravo indietro, chissà, forse per Mario. Forse perché era proprio una ragazzina. Carina, devo dire, molto carina, un po' acerba, selvatica, il mio genere. Ma forse ora, perché ho proprio bisogno di freschezza. Sono appena uscito da una storia di quelle tremende, ma bella anche all'inizio. Ma poi, ecco, si faceva a gara chi soffriva di più. Amor proprio, ricatti, bisogni assurdi, litigi estenuanti, tragedie. Mamma mia, che cosa assurda la cattiva qualità dell'amore. È colpa mia, è colpa tua. E l'angoscia, l'angoscia che si infila dappertutto, ti penetra, ti distrugge. Appena è così, bisogna scappare. Respirare, rinascere. E allora è chiaro che la ragazzina, sì, insomma, sentire qualcosa di nuovo, qualcosa che sta per nascere. No, io all'inizio non volevo mica, e anche quando ci si incontrava da soli, sì, uno scherzo, una carezza, non ho mai voluto andare oltre. Mi bastava la sua presenza, anche per quando non c'era. Mi bastava sapere che esistesse. Sublimavo. E qui forse ho sbagliato. Perché vedi, Daniela, le dicevo, tu per me sei come un distributorino di benzina. Ogni 3 o 4 giorni ti vedo, faccio il pieno e sono a posto. Ecco, questa immagine del distributore mi era piaciuta perché era la prima volta che mi capitava di gioire così naturalmente della bellezza di una donna. Mi pareva bella anche da lontano, ovunque me l'immaginassi, qualsiasi cosa facesse, a casa da sola, a ridere in mezzo agli altri. O a letto con Mario. L'amavo in sé, come se non sentissi nessun bisogno di averla. Un'altra birra, per favore. Sì, come quella di prima. Devo dire però che ultimamente il pieno, sì, il carburante, non mi dura più 4 giorni. Consumo di più. 3 giorni, 2 giorni, 1 giorno. Maledizione. Mi viene in mente spesso. Ho voglia di vederla. Com'è bella la Daniela. Con quel suo corpo agile, così snello e dolce nelle sue curve, la pelle sottile e i capelli lisci e biondi che ondeggiano al suo muoversi. Non cammina lei, vola. Vola tra tutti noi come un angelo dolcissimo, ma con lo sguardo ironico, furtivo, quasi perverso. Oh, com'è bella! In me oscillano valori sentimentali e anche viziosi. Sì, è vero, vorrei proprio sbatterla su un prato, la troietta, ma anche accarezzarle i capelli per delle ore con sentimento di eternità. Quando è così, è l'amore. Ma sì, Daniela, ti amo, ti amo. E anche tu, lo so, hai lasciato Mario per me, mi ami, sono sicuro. D'altronde ci si doveva incontrare, è il destino, non si va contro il destino. Ti amo, ti vorrei sempre, mi manchi e soffro anche, soffro quando non ti vedo, quando non so dove sei.
amore, quest'ansia, perché certamente anche tu quando non mi vedi sei in ansia. Ma sì, piccolina, è vera, colpa mia che non te l'ho mai detto, non ti ho mai detto l'unica parola che ti dovevo dire. Ma ora è finita, basta con le attese che dilaniano, ora sono io che ho deciso, che ti dico tutto. Ti amo, ti amo, ti amo, una birra per Dio. Sono un po' teso. Non arriva, è in ritardo. Ma sì, perché lei non ci bada a queste cose. Non si sa mai che fa, se viene, se non viene. Non le piacciono gli appuntamenti. Ha ragione, è fatta così. È anche di questo che mi sono innamorato. L'orologio, lei non lo guarda nemmeno. Anzi, non ce l'ha. Bisogna che gliene regali uno. Un orologino d'oro. No, per carità, non è il suo genere. Si fa presto a sbagliare. Di plastica. Sì, di plastica. Verdino chiaro. Eccola. Sta arrivando. Lo sapevo. Non cammina. Vola. Sono pronto, Daniela. Anche a me non mi ci vuole nulla a volare nel sublime. È incredibile come le cose tanto attese, al momento in cui avvengono, siano un po' meno magiche. Non è facile parlare degli sconvolgimenti del cuore mentre lei inzuppa la brioche nel cappuccino. Si rischia di raccontare delle brutte poesie, ma non posso certo rimandare ad un altro momento. Ecco, aspetto un attimo di silenzio, mi concentro e glielo dico semplicemente. Ti amo. Lei solleva la testa da cappuccino e con tutta naturalezza. Io no. Non ti amo. Credevo di amarti, ma non ti amo. Scusami, mi sono sbagliata. Bel colpo. Un avvampo. Un avvampo, un afflusso di sangue. Il cuore, che prima era così dolce, al suo posto giusto, si sposta verso l'alto, passa rapido attraverso l'esofago, il mattone, e mi si ferma qui, alla gola. Un'altra birra, per favore. Che vigliacca! Fa di tutto per farmi innamorare! Mi cerca dovunque, la spudorata! Lascia Mario per me, che anche lui, poveretto. Ma chi se ne frega di Mario? Io ora che faccio? Devo rimontare, lo so, non è facile rimontare, ma bisogna provarci. Ecco, le dico che non ha capito quanto lei sia importante per me. Mi sembra un po' freddina. Rincaro la dose, le scaravento addosso una tale quantità d'amore da far fondere un frigorifero. Non va mica bene, non fonde. Allora tiro fuori anche la vecchia storia di mia madre che mi trascurava. Quella funziona sempre. Scivolo sempre più nella commiserazione, nel patetico, nel pietismo più spudorato. Non so se questa mia tirata fa effetto o se è ripugnante. Forse lei è intenerita. Forse è schifata. Niente, solo un po' distaccata. Siamo all'atto finale. Daniela, Daniela, non mi dirai mica che non mi vuoi almeno un po' di bene. Restiamo almeno amici. Ecco, sì, due fratelli. Neanche questa so se le è piaciuto o no. Comunque ne approfitta. Sì, certo. Stavo per dirlo io. Come sei caro. Volevo appunto chiederti un piccolo prestito. Ma certo, dico io, ci mancherebbe. Sì, solo 300.000 o 400.000 lire. Volentieri, con piacere. E lei, grazie. Lo sapevo che ci potevo contare. Sai, devo andare qualche giorno in Sicilia con Mario. Quando si firma un assegno, siamo già in un'altra dimensione.
più ridicola, ma più vera. A chi lo intesto? A Daniela Pistoni. Ah già, Pistoni, è vero. È come se di colpo rientrassi nella misura normale delle cose. Ora il sublime se n'è andato, ma automaticamente anche il dolore. Il mattone è tornato al suo posto. L'amore, che invenzione. Possibile che sia solo questo piccolo spostamento del cuore. Ora Daniela si alza, allegra come sempre, mi bacia, mi saluta e si allontana. Ma non vola, cammina.